Bella ragazzi, tempo fa Stirling Kit ci aveva mandato dei motori Stirling e abbiamo fatto un video sui loro modellini di motori bellissimi. Questo qua addirittura ha una dinamo, che è un motorino che funziona da dinamo, che accende un LED. Se volete vedere questo video, se volete magari link per trovare e comprare un oggetto del genere, li trovate nella descrizione del video. Dunque, dato che sono stati contenti del risultato del video, volevano mandarci un altro oggetto e noi allora ci siamo messi a cercare sul loro catalogo, che è veramente immenso, e mi è piaciuto tantissimo questo motore a scoppio quattro tempi ciclo 8, che è veramente bellissimo, una cosa affascinante. Allora, è un monocilindrico con tanto di quattro tempi, con le sue valvole, vedete i bilancieri. Ci sono le camme, la trasmissione della distribuzione, una pompa dell'acqua, un sistema di raffreddamento, una marmitta. Io ho fatto anche una chiavetta, l'ho costruita io, per la candela, che in effetti la candela è un qualcosa di veramente minuscolo. Poi c'è un sistema per avviarlo mediante un avvitatore oppure a manovella. Ma io ho trovato un altro metodo per avviarlo, molto più pratico. Allora, questo qua è un motore bellissimo per tanti motivi. Uno, perché ha una discreta cilindrata rispetto ad altri motori che abbiamo visto sul catalogo. Abbiamo fatto due conti in base alla corsa, sezione del pistone, eccetera, eccetera. Come si fa? Per la cilindrata si deve vedere quant'è la corsa del pistone da punto morto inferiore a punto morto superiore, misurare il diametro e risalire alla sezione del pistone, e poi chiaramente si fa il volume del cilindro. È una cilindrata di circa 9,85 cm cubi. Pensate che è poco meno di un quinto di un motore di un cinquantino, di una moto da 50 cc. E poi cosa abbiamo? Abbiamo fatto anche un conto, abbiamo fatto il volume totale e il volume rimanente, addirittura ho smontato la testata e ho misurato anche il volume che sta nella parte leggermente concava dove ci sono le valvole, mettendo dell'alcol lì e riempiendolo a filo. È venuto fuori che abbiamo circa un 3,44 a 1, un rapporto di compressione bassissimo, però funzionante, funzionale un po' come nei motori di una volta, che avevano un rapporto di compressione molto basso. Allora, questo motore qua ha una certa potenza, qua ci possiamo far andare delle cose veramente. Dobbiamo farci un po' di lavori, uno perché sono lavori che di tipo estetico, perché come vedete loro lo danno, ma lo danno apposta da rifinire. Qua c'è un raccordino con una parte in plastica, tubetti d'alluminio, e questo qua è la bobina, praticamente il sistema di accensione che dà le scariche alla candela. È un motore che uno che è un po' hobbista, modellista, due attrezzini in casa, può perfezionare al parossismo. Quindi io ho subito fatto una cosa: c'era un distanziale qua che era di alluminio e uno lì dietro di alluminio, li ho rifatti in ottone, già questa è una cosa. Altra cosa, poi continuerò anche in questi, ho fatto i piccoli fori con un po' di cono di svasatura anche qua e qua per la lubrificazione di questi supporti qua che portano l'albero della trasmissione della distribuzione. Poi ci sono andato a fare appunto questi. È dotato di cuscinetti a sfera, è dotato di una biella che sembra veramente la biella di un motore attuale, diciamo, con tanto di gabbiarulli, i due controforti, le due rondelle di bronzo di rasatura laterali, il pistone non l'ho ancora tirato fuori. Poi si possono fare tantissime cose. Prima cosa, l'oliatore qua, ma primissima cosa un sistema termostatico sul raffreddamento, perché un motore così praticamente prima di scaldare l'acqua e tutto lavora per tanto tempo a freddo, invece con un sistema bypass termostatato
abbiamo il modo di ricircolare l'acqua su se stessa finché non raggiunge una data temperatura e poi passa al raffreddamento. Poi vorrei cambiare anche questo perché volevo fare qualcosa di più antico, fare cose tipo sostituire queste viti con testa zagora incassato con invece prigionieri e dadi fatti da noi in acciaio, non inox, tutta roba in ferro, quello che comunemente si chiama ferro. Questo motore ha un carburatorino piccolissimo, poi vedremo anche lì ci sono cose da fare, volendo si può fare anche un sistema centrifugo per la regolazione di velocità e per mantenere una velocità costante anche sotto carico. Manca di una puleggia per la trasmissione del moto, infatti come vedete qua non c'è niente, ma c'è la possibilità di mettere una puleggia. E altra cosa, volevo accorciare questa distanza qua. Qua c'è diciamo un distanziale che poi vedrò come è fatto, diminuirlo per far stare sia la puleggia sia per avvicinare un po' al motore il peso del volano. Altre cose, anche la marmitta, poi la vedremo. A me piacerebbe, un giorno lo farò, fare un sistema di condotti tipo quelli in ferro con i gomiti, tipo impianti dell'acqua, come avevano questi motori, e si potrebbero fare delle microfusioni in ottone, lavorarle poi con foratura filettatura e sostituire queste tubazioni in alluminio, ad esempio, e tante cose del genere. Veramente è una cosa che appassiona perché è tutto rimaneggiabile, perfezionabile in tutti i modi. C'è anche un'altra cosa che si può fare. Ho visto che c'è un grande spazio quando si è al punto morto superiore, un grande spazio tra la testata e dove arriva il pistone. Se c'è carne abbastanza, si può fare una foratura sulla testa del pistone e avvitarci un disco di uno spessore che vedremo di alluminio che praticamente riduce lo spazio nocivo e aumenta la compressione, riduce lo spazio nocivo quando si è al punto molto superiore. A quel punto diventa molto più potente. A quel punto lì bisogna mettere veramente un regolatore di giri e niente, adesso lo vediamo in moto. Allora, l'accensione in questo caso l'alimentiamo, loro forniscono questa e forniscono anche una spina USB con due coccodrilli per alimentare questo circuitino. È un circuitino che funziona tra 6 e 12 volt, ma funziona anche a 5 volt, sta funzionando a 5 volt con il caricabatteria del telefono. Questa è benzina che ho tirato dalla moto, che ho fregato la mia moto. La mettiamo nel serbatoio, mettiamo un po' di benzina, lo lasciamo aperto, ma volendo si può anche chiudere, in effetti, è che non hanno fatto un forellino per il passaggio dell'aria mentre scende il livello della benzina, però diciamo che la filettatura è abbastanza lasca, basta non chiuderlo completamente. Quindi a questo punto, qua avevo già fatto riempire il tubetto. A questo punto vediamo un attimo di avviarlo. Diamogli il cicchetto, praticamente metto un dito sull'aspirazione, invece che aspirare aria, aspira una quantità di benzina oppure un altro sistema e aprire. Apriamo di più questo. Vedete? Il mio sistema di avviamento è questo, ho le dita qua dentro. Forse ho aperto troppo, ora diminuiamo. Un po' di più, un po' di più forse, così. Regolo la vitina del carburatore. Ora regoliamo meglio. Ecco. Questo fumo è dell'olio che ho dato prima perché ho lubrificato un po' bene il cilindro da questa parte, ma adesso va via. In più è anche vapore acqueo perché il motore è freddo. Adesso sta lavorando senza acqua. Lo lasciamo scaldare bene. Vediamo un po' di ritoccare ancora. No, troppo poco. Ecco. Ecco, ora va bene.
da un colpo ogni tanto apriamo un po' di più. È molto delicato come regolazione quella della benzina. Ecco. Un motore del genere ha bisogno di molta lubrificazione, quindi se volete che vi duri tanto, se comprate un motore del genere, date sempre olio, è meglio sporco che rovinato. Ho dato molto olio qua, adesso lo diamo qua, ce l'avevo già dato, anche sugli steli delle valvole, dei guidavalvole, che siano lubrificati per bene. Basta arrivarci con lo stuzzicadenti, tanto mi respiro un po' di gas combusti. Sto schiacciando, eh? Sentite come tira? Ha una forza veramente molto molto superiore agli stirling. Qua si può far girare e funzionare qualcosa veramente. Allora, quindi io dico una cosa, non so se vi piace da questo video, se a qualcuno piacciono queste cose, ho intenzione ogni tanto di fare un video sugli aggiornamenti, sugli upgrade di questo motore, roba da modellisti, magari anche dove, come in tutti i video, quando facciamo qualcosa insegniamo dei trucchetti per costruire cose particolari, troviamo metodi, modi per farlo, che possono servire anche in altri ambiti. Adesso io quasi quasi farei un attimo una spiegazione, però qua si sta scaldando, aspettatemi un secondo che tanto ve lo guardate funzionare, prendo un po' d'acqua calda e la metto qua. Sto arrivando, avete sentito il rumore dell'acqua quando sono andato dal lavandino, perché ho i microfoni con me. Vediamo un po' se la tira da sola. Sì, sta. Aiuto, ho dimenticato un tubetto. Ho dimenticato un tubetto. L'avevo staccato per controllare. Ok, si sta bagnando il connettore, a posto, l'acqua circola. Vi racconto qualcos'altro sui motori adesso, su certe cose, come mai si ingolfano, e altre cose interessanti, come mai il termostato. Ritocco un attimo la carburazione. Lo spegniamo perché basta chiudere il carburatore, così possiamo essere tranquilli e fare la spiegazione. Mi dispiace per questa gaffe, il tubetto dimenticato, staccato. Allora, qua ci arriviamo, vi dico una cosa, come mai bisogna far scaldare un motore? Come mai è meglio che il motore si scaldi più presto possibile? Tutti i motori delle automobili e altri motori hanno un bypass. In pratica, come dicevo io, finché è freddo l'acqua ritorna a rigirare nel cilindro e quello in pochissimo tempo si scalda nei cilindri, si scalda il motore. Quando la temperatura supera un certo livello inizia a circolare acqua nel radiatore e si chiude il bypass. Allora, perché questo? Allora, un motore freddo cosa fa? Innanzitutto, quando parte un motore, il pistone è il primo che si scalda perché non è collegato al sistema di raffreddamento, lui si raffredda solo con l'olio da dietro e si raffredda per contatto col cilindro. Il pistone è il primo che si scalda. Se uno gli dà una bella accelerata da freddo, il pistone si scalda tantissimo e comincia a forzare nella camicia che
ancora fredda, ma questo è il meno. La cosa più tragica è che qualsiasi combustibile che contenga idrogeno, benzina, gas GPL, metano, a parte il monossido di carbonio, generano acqua perché contengono idrogeno che si combina con l'aria ambiente. La camicia interna del cilindro è fredda. Cosa fa quest'acqua? Va a condensare nel cilindro. Condensa nel cilindro che è appena appena umido di olio, perché c'è la raschia olio che non lascia andare troppo olio su, e praticamente crea una antilubrificazione. E allora il pistone tende a grippare sulla camicia, sull'interno del cilindro. E questa qua è una cosa tremenda, perché l'acqua asporta olio. In più, gli stessi vapori di benzina diluiscono quel pochissimo olio ottenendo lo stesso effetto. Quindi meno tempo un motore funziona a freddo e meglio è. E quando fun sta funzionando a freddo per poi raggiungere la temperatura, bisogna tenerlo al minimo dei giri. Deve girare pian piano, come è giusto, e si lascia scaldare. Questi due fenomeni non succedono. Altra cosa, quando uno non riesce a mettere in moto la macchina da fredda, poi riprova, a un certo punto non va più. Se gli la prima volta che la mette in moto ha sbagliato qualcosa o non è andata in moto, poi può darci. Cosa succede in questo caso? Succede questo, che l'acqua che si forma dalla combustione dei primi colpi bagna anche la candela. Ora l'acqua che si forma è acqua ultra, senza, come fosse un'acqua ultra distillata, è un'acqua che non contiene sali, ma la candela ha sempre un po' di incrostazione. Basta che luisca un pochino quel materiale di incrostazione e praticamente diventa un elettrolita ionico e succede che la scarica che dovrebbe scoccare tra i due elettrodi va invece a passare sulla ceramica bagnata. E questo è quello che blocca il motore all'avviamento, quando è freddo, quando si ingolfa. Questo qua è il principale motivo per cui poi non parte più. E dai, poi magari si asciuga quell'acqua, si riesce poi a far partire. Oppure lasciandolo lì, quest'acqua pian piano, se è leggermente caldo il motore, oppure come si dice, evapora all'interno e quindi si riesce poi a mettere in moto. Anche la stessa benzina bagna. Da freddo bagna l'isolante della candela, l'isolamento della candela, la benzina è meno conduttrice, non ha questo problema, però può bruciacchiarci sopra lasciando tracce carbognose, quindi acqua più tracce carbognose, proprio non tira più scintille la candela. In un motore quattro tempi non è tanto che si ingolfi perché si satura di eccesso di benzina, anche quello, ma è meno importante perché il motore a quattro tempi è un condotto molto corto, praticamente entra poi esce, non è come un due tempi che la miscela di funzionamento che alimenta il motore passa nel carter sotto poi di sopra, quindi permane di più. Se si ingolfa con tanta benzina, con una miscela troppo ricca, nel due tempi è più problematico quello. Allora, adesso volevo spiegarvi questo. Allora, questo il motore a quattro tempi è stato messo a punto dopo che è stato inventato, dopo che padre Barsanti aveva inventato il suo motore atmosferico. Il motore di Barsanti era una cosa, un cilindro piuttosto complicato, perché c'erano valvole e valvolette comandate da un sistema di distribuzione. Praticamente il pistone scendeva fino a un certo punto, veniva buttato gas in questo ambiente grosso che rimaneva vuoto dove non arrivava il pistone, non c'era pressione, veniva buttato gas, aria e acceso da una fiammella quando il pistone risaliva un pochino, aspirava la fiammella, dava l'esplosione e mandava sul pistone. Il pistone non aveva biella manovella, ma aveva una cremagliera che dava una spinta, una botta di rotazione a un ingranaggio collegato a un sistema di volani e quindi data questa spinta, tornava poi giù perché si apriva una valvola che sfiatava i gas. Arrivava lì, era un sistema a bassissimo rendimento, un motore magari alto così da terra, diciamo, poteva essere una cosa da mezzo cavallo, un cavallo al massimo, magari pesava 250 kg. Invece, alcune persone, alcuni ingegneri, nella seconda metà dell'Ottocento cominciarono a pensare a un altro sistema. Allora, diciamo che Barsanti aveva brevettato il suo
Danzanti insieme a Matteucci il suo motore nel 1853, che era un abate, un padre, un frate Barsanti. E ve lo facciamo vedere, perché queste persone sono da far vedere. E andiamo a cercare qua nella galleria padre Barsanti. Eccolo qua. Questo qua nel 1853 aveva inventato il primo motore a scoppio a gas che generava energia. Poi abbiamo avuto altre persone. Abbiamo questo qua. De Rochas era un altro ingegnere francese che nel 1861 aveva messo a punto, in teoria, aveva fatto una pubblicazione, aveva brevettato il principio del motore quattro tempi. E quindi andiamocelo a vedere. Era questo tipo qua. Poi, più o meno in quell'epoca, Lenoir in Francia sempre aveva cominciato a costruire qualcosa, ma ha industrializzato poco o niente la sua cosa. E questo è Lenoir, altro che studiava il sistema quattro tempi, che ha raggiunto poi il perfetto funzionamento, la produzione, il perfezionamento funzionale di un motore quattro tempi, è stato lui. È stato lui che è Nicolaus August Otto. Sembra un signore della certa età dei giorni nostri, anche la cravatta, invece che farfalline o cose strane, poi anche un tipo così. E, pensate, è nato nel 1832 questo signore, questo ingegnere. Ebbene, Otto era anche un personaggio, un signor ingegnere molto prolifero, perché ha avuto sette figli, ben sette figli con sua moglie. Uno dei sette figli nel 1917 ha fondato la BMW, figlio dell'inventore del motore. Pensate che cose che si trovano girando, girando, interessandosi. Dunque, veniamo a questo punto a spiegare per chi non lo sappia, questa qua è una cosa da scuola guida. C'è sui libretti per imparare, diciamo, per le cose di scuola. Allora, noi abbiamo, questo è il cilindro, questo che va su e giù, questa fetta qua e giù, è il pistone. Qua abbiamo la manovella, abbiamo la biella, che quindi la biella fa lo giro qua e tira su e giù il pistone, e abbiamo due valvole sulla testata, che sono quelle che avete visto lì dall'esterno, quei due steli che spuntano, che vengono schiacciati. Adesso uno è schiacciato, vedete, mollo, schiaccia l'altro, e come uno smette di schiacciare, l'altro parte subito a schiacciare. Quindi chiusa la valvola, poi l'altro, vi spiego perché. Allora, la manovella è attaccata a un volano, perché c'è un fenomeno di compressione, serve energia per comprimere la miscela aria combustibile, e poi questa compressione diventerà poi un'espansione quando scoppia, e praticamente il volano riprende energia oltre a darne all'utilizzatore. Quindi quella poca energia che serve per comprimere gliela dà il volano, e serve a tenere costante il moto, non ci fosse non funzionerebbe proprio. In certi motori ad alta velocità, due tempi, da moto, da competizione, riducono il volano a una cosa piccolissima, un rotore, un rocchettino, però perdono molto ai bassi regimi perché non hanno l'inerzia, però tirano e sono prontissimi perché hanno poca inerzia per scattare. Allora, dicevamo, primo movimento, vediamo un po' se ci siamo per seguire, sì. Allora, la biella ha spinto tutto il pistone dentro, siamo al punto morto superiore, siamo qua. La manovella comincia a girare, questa, e tira giù il pistone. Quando siamo al punto morto superiore, inizia a aprirsi questa valvola che viene dal carburatore, aria e combustibile. La vediamo qua. Questa. Scusate, no, sono nella fase sbagliata. Ecco. Un attimo, eccola. Allora, siamo qua. Ah no, perché non giro al contrario, scusate. Allora, rifacciamo. Ecco, punto molto superiore, è tutto dentro il pistone, inizia a girare
a girare e aprirsi per tutto il tempo finché non arriva al punto morto inferiore, poi si richiude. Hop. Perciò questo gira, il pistone viene giù, questa valvola è aperta, appena è partito per venire giù, il pistone è aperto, aspira aria e polvere di benzina, nebulizzazione di benzina. Quindi il pistone arriva tutto giù e si è riempita la camera di scoppio qua dentro di questa miscela aria-benzina, questa miscela infiammabile. A questo punto, quando è giù, si chiude quella valvola di prima, si chiude. La manovella continua a girare per inerzia del volano e spinge su il pistone. Spinge sul pistone fino ad arrivare qua. A quel punto, questa è la candela, un po' schematizzata così, se le valvole sono sempre chiuse, avviene l'esplosione. Perché la candela innesca quella miscela esplosiva. Allora il pistone prende una forza elevata, molto più alta di quella che serviva a comprimere, e viene spinto giù violentemente e dà forza al volano di prendere il giro. Quando è arrivato in fondo e comincia a risalire, si apre. Allora, qua c'è la compressione, vedete che torna indietro perché comprime. Ok. Appena arrivato lì, siamo qua, si apre la valvola di scarico che va nella marmitta e praticamente il pistone cosa fa quando si apre la valvola di scarico? Torna su e svuota tutti i gas combusti che non permetterebbero una seconda combustione perché non c'è ossigeno e tutta la roba bruciata, diciamo sono gas tipo CO2 e roba simile, che e vapore acqueo, chiaramente, che questi gas se ne vanno fuori dallo scappamento. Appena il pistone è arrivato su, si chiude questa valvola e ricomincia, e si apre quasi contemporaneamente questa e ricomincia il ciclo. Quindi ogni due giri c'è un colpo che è qua. Ogni due giri, nel due tempi invece ogni giro c'è un colpo. Per fare questo, la distribuzione deve fare meno la metà dei giri della manovella e del sistema pistone biella. Perciò c'è un riduttore, un ingranaggio piccolo e un ingranaggio grosso qua sotto, sono ingranaggi elicoidali in questo caso. Praticamente ogni due giri del volano fa un giro l'albero di trasmissione e comanda tutto, vedete. Il gioco qua delle due valvole che finisce di scaricare, come ha finito di scaricare i gas combustibili che ho detto all'ultimo, si apre l'altra per aspirare nuovo combustibile miscelato ad aria. Allora, adesso andiamo, va bene, un po' più del difficile, non sto a spiegarvi. Allora, questo qua è praticamente il diagramma di Carnot del rendimento termodinamico del sistema, del ciclo 8. 8 ha brevettato, messo in funzione il prodotto nel 1876, il motore a scoppio, che è praticamente quello che abbiamo ancora adesso nelle auto a benzina. Poi se andiamo a vedere questi qua, Rochat l'aveva brevettato, in teoria aveva solo fatto la teoria nel 1861, Lenoir aveva fatto prove nel 1860, Barsanti l'ho detto nel 1953, ma è un altro sistema, un altro motore, che è stato poi abbandonato per il rendimento scarsissimo. Allora, iniziamo di qua. Qua abbiamo solamente queste due fasi qua in mezzo. Quando è già pieno il pistone è giù, lo spazio dentro il cilindro è grande, pieno di combustibile insieme ad aria, insieme a comburente, e sta tornando su. Parte questa qua è praticamente la posizione del pistone. Qua è punto morto inferiore e qua punto morto superiore. Allora, parte, inizia a comprimere questa miscela. Cosa succede? Comprimendo, non so se avete mai gonfiato la ruota della bicicletta che si scalda la pompa in fondo, comprimendo questo gas, questa cosa che c'è dentro, questo aeriforme, si scalda. Inizia a scaldarsi, scaldandosi aumenta di volume. Quindi c'è una cosa, si rincorrono, pressione che sta spingendo e aumento di volume. Altra cosa, il motore caldo non raffredda questo, perché se fosse freddo questa curva sarebbe una cosa sarebbe tutto più basso. Più è caldo, più abbiamo rendimento. Allora, dicevamo, arriva fin qua, a comprimerlo al massimo,
Teoricamente, se arrivassimo col pistone fino ad arrivare a meno di un micron, chiudere tutto, quindi senza spazi nocivi, la pressione, che è questa, da atmosferica, diventerebbe tendente a infinito, perché poi si liquefa l'aria, succedono cose che non consideriamo qua. Noi arriviamo al punto dove, della compressione di un dato motore. Qua succede che la candela tira la sua scarica, si ha l'esplosione, quindi la pressione di colpo aumenta. C'è un aumento di pressione repentino, poi vi dico un'altra cosa su questo, e tanto sta girando, quindi un aumento di, quindi praticamente la spinta di questa pressione fortissima sul pistone lo manda giù dando forza al volano e a quello che ci ha attaccato, un tornio ad esempio. Allora si ha l'espansione, fino ad arrivare a una pressione poco superiore a quella atmosferica di inizio, che è quando a un certo punto si apre la valvola di scarico, infatti fa po', e questa pressione poi cala a zero e si riprende ad aspirare, eccetera, eccetera. In realtà fa questo lavoro qua, comprime, scoppia, torna espansione, c'è l'espansione, torna qua, scarica, praticamente fa poi scarico aspirazione senza lavorare qua, il grafico fa questo giro qua e poi riprende, e sono gli stessi righini e poi riprendono e fanno questo lavoro qua. Allora, dicevo una cosa, il lavoro che produce il motore si vede da qua dentro, dalla superficie, l'integrale di questa figura qua. Pensate che sui motori delle navi hanno un'attrezzatura, almeno quando ho navigato, c'era un'attrezzatura che si montava dal motore, si prendeva la pressione su un cilindro, comandava un sistema, prendeva il movimento dal motore, questo apparecchietto qua tracciava praticamente il ciclo di Carnot per vedere il rendimento in quel momento del motore, ad esempio, se magari sotto sforzo, a basso sforzo, vedere se rendeva, se tutto era regolare, anche per fare dei conti di proprio combustibile. Lì, una nave del genere aveva un motore Fiat da 24.000 cavalli, 8 cilindri, che erano grossi così, e al massimo regime ogni iniettore sparava fuel, una specie di gasolio pesante nero, ad alta temperatura perché sennò si bloccano i tubi, talmente denso, veniva sparato fino a quasi a 0,9 litri al massimo per ogni botta, quindi quasi 1 litro per ogni cilindro, per ogni botta, tutto il tempo di navigazione, getti di fuel. Ecco, un'altra cosa. In realtà questo è un diagramma teorico, in realtà fa delle cose strane, ci sono anche piccole flessioni, qua si arrotonda, ci sono le perdite di carico in fase di scarico, perdite di carico in aspirazione, specialmente quando il carburatore è un po' chiuso, quindi cambia da bassi regimi a alti regimi, cambia tutto, si modula secondo le cose. E quando arriviamo qua dall'esplosione è una cosa che non è così repentina, è una cosa un po' più, come si dice, qua è arrotondato. Succede che è lenta l'esplosione, non è un colpo secco. Inizia dalla candela e si espande per tutta la camera di scoppio, ci mette frazioni di secondo proprio, ma dato che il motore sta girando veloce, e più un motore gira veloce, più questo fenomeno si manifesta. Succede che scoppierebbe quando il pistone, cioè il grosso dello scoppio sarebbe non quando in cima che poi deve spingere giù, ma quando il pistone è già un po' giù e non riusciremo a recuperare quell'energia. Allora entra in gioco l'anticipo, cioè la sincronizzazione della candela, della scintilla della candela, invece che quando il motore è qua, la posizione del pistone qua in cima, invece che dare la scintilla qua, viene data qua. Lui è velocissimo, mettiamo un motore di un'auto da competizione, una moto da competizione, è velocissimo, quindi inizia a scoppiare qua, c'è una fiammina piccolissima che si propaga dalla candela e il grosso si ha quando è qua. Bisogna anticipare che la fiammata sia al massimo qua e non quando questo è qua, che si perderebbe un sacco di energia e puh, sputerebbe fuori tutta la forza dalla marmitta.
Questo qua è l'anticipo. L'anticipo nei motori viene anche, è anche automatico, cioè è automatico, ossia se questo anticipo lo dessimo molto forte mentre il motore sta girando piano, praticamente scoppia prima e vorrebbe mandare indietro. Quindi c'è un sistema centrifugo nei vecchi spinterogeni, le macchine ancora con la bobina, la candela, accensione elettrica normale, un sistema centrifugo che spostava la camma al sistema di contatto per dare la scintilla. Adesso è elettronico, c'è un sistema che prende il numero dei giri, un sistema che prende la fase e sa tutto, la centralina, fa questi conti in base alla velocità, anticipa o ritarda lo scoccare della scintilla della candela. Io non so se vi è piaciuto questo video, se vi è interessato, comunque continuo a dirlo, sono contentissimo di questo motore che abbiamo scelto noi, Littorino, pensavamo che non ce lo mandassero, invece poi hanno deciso di mandarla, ma facciamo vedere anche un'altra cosa. Allora, se noi, sì, non finiamola lì, ragazzi, ci sono tante belle cose da vedere. Allora, tanto facciamo così, tanto rimettiamo dentro la bottiglia la benzina. E svuotiamo questo affare che poi va a finire che mi si versa. Poi si può fare così per spurgarlo bene. Ah, a posto. Mi è sempre dispiaciuto il gusto di benzina quando tiravo dalla macchina di mio padre da ragazzino per poi metterla nella moto. Poi mi è cominciato a piacere. Il gasolio no, è insopportabile, ti lascia la bocca unta. Allora, qua siamo a posto, possiamo fare questo lavoro. Però vorrei asciugare un pochino qua, che mi è antipatico sto fatto che si è bagnato. La nostra solita torcia camping gas. Apriamola senza accendere la fiamma. Qua aria e GPL sono già miscelati. Ho tolto il tubetto e tutto, guardate. Facciamo un'altra prova adesso. Qua abbiamo un tubo col metano, ho già aperto i vari rubinetti che bloccano sto tubo perché per sicurezza, gestirlo con sicurezza, ci sono varie cose da chiudere. Apriamo questo e uscirà il metano. Ah, che buon profumo, vediamo un attimo. Colleghiamo il nostro tubetto che l'ho svuotato bene dalla benzina al carburatore, qua è chiuso. Piantiamo semplicemente questo qua, blocchiamo sto tubo che non vada in giro, un po' così, ok. Ora vediamo una cosa. Troppo. Ora vi spiego cosa serve questo tubo qua. Sta andando a metano, metano di casa, metano gas. Se tolgo questo tubo ci molla. Adesso lo fermiamo e vi spiego cosa serve semplicemente. Poi vi dico qualcos'altro. Chiudiamo uno dei rubinetti, poi devo ricordarmi gli altri. Allora, questo lo chiudiamo subito per non dimenticarselo. No, per non dimenticarcelo, e qua siamo già sicuri con queste due chiusure. C'è un O-ring, una tenuta a girello con O-ring.
Allora, questo tubo serve per questo. Però ho fatto una gaffe, perché volevo farvi vedere una cosa. Rimettiamo in moto. Dai. Allora, volevo farvi, l'abbiamo riregolato, avviato. Lo spegniamo togliendo corrente all'accensione, come si usa giustamente normalmente. Freniamo. Allora, questo tubetto serve a questo. Se noi facciamo funzionare questo motore così, qua, tutte le volte che la valvola di aspirazione si chiude, parte del gas e esce fuori, infatti fa una bella fiamma. Invece con questo, quando non sta facendo l'aspirazione, il gas riempie questo tubetto qua e poi viene aspirato insieme alla nuova aria e quindi non si perde gas. Ora stava girando con una fiamma poco più di un accendino, aspettate un attimo, no, sto qua in mezzo scarico, poco più che una fiamma d'accendino, d'accendigas. E questa quantità di gas che fa sta fiammellina è sufficiente a far funzionare il nostro motore. Quindi chiudiamo. Allora, riepilogando, se qualcuno è interessato a questo motore o ad altri, o si vuole guardare semplicemente l'ampio catalogo, potete andare a vedere nella descrizione del video dove ci sono tutti i link di questo motore, anche di Stirling come quello. E quindi, e via, così. Io devo farci l'oliatore. Due lavori importanti a parte l'estetica sono il termostato con la deviazione su un bypass e un oliatore qua. Volevo fare un oliatore bello in stile, trasparente, dove si mette l'olio, un sistema a stoppino che porta l'olio giù sul pistone. Tutte le volte che il pistone esce fuori, si bagna di un pochino d'olio. Questo tipo di motore qua è un motore che veniva, infatti così venivano fatti tra la fine 800, anzi proprio dai primi tempi di 8, fino agli anni 20 ancora, ma anche prima, perché erano motori usati in piccola industria, piccole officine per far andare mulini e tante cose del genere. Anche oleifici, perché mi hanno raccontato che in un oleificio c'era un motore del genere, diciamo negli anni 20. È un motore semplicissimo, un motore che a momenti se si guasta qualcosa si può rifare il pistone, il cilindro, è semplicissimo. Altri motori che sono bellissimi su quel catalogo sono tutti miniaturizzati, bellissimi, ma non sono certo robusti, diciamo, dove ci si può infilare di tutto, farlo andare con qualsiasi cosa come questo, che non ha problemi, sono molto più delicati. Questo qua è rozzo, ma tanto, tanta roba, perché ora vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere anche questa, potrei dire, che è tutto stambaradan qua, è di ghisa. Questo no, questo deve essere alluminio. Questo qua è ghisa, bello pesante. Questi qua sono d'alluminio. Questi qua sono di ghisa, ma dai. Bellissimo, e infatti anche un suo peso, pesa circa 6,5 kg, mi sembra, sta a fare qua. È grosso, vedete? E vediamo se ce l'ho sotto mano, vi dico anche due cose. Diciamo, lui diciamo l'ingombro del motore senza basamento stesso, circa 34 centimetri, largo 12 centimetri circa. Col volano andiamo a finire un'altezza di 23 centimetri, bello grosso e ha forza, ha tanta forza perché è più grosso di cilindrata di altri che sono in catalogo, anche se è un monocilindrico. Poi ci sono bicilindrici e altre cose bellissime. Comunque dateci un'occhiata perché vi ci perdete. Io l'ho guardato tutto, ci ho messo tantissimo tempo. Poi ci sono accessori tipo le candele, tante altre cose interessanti e utili per questo genere di cose. I vari motori Stirling, c'è cioè, di tutto. E niente, a questo punto cosa facciamo? Ci salutiamo? Spero vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, vi piace, ci sono abbastanza visual in questo video, facciamo qualche altro video su questo argomento e vedrete delle belle cose. Lo vedrete con accessorio migliorato, lo vedrete con qualche accessorio far funzionare qualcosa, lo vedrete funzionare anche con particolari gas. Grazie.
questo punto ci salutiamo e bella ragazzi. Bella ragazzi!